bentornati nel canale. Continuiamo con la serie di video dedicata a mi trucco con i pack di un determinato colore. Il colore di oggi sarà in realtà un mix, perché utilizzerò prodotti con il pack oro ma con le varie sfumature di oro e anche pack specchiati, quindi sarà un po' un mix, però principalmente prevarrà l'oro. Ripeto, come in ogni video, perché mi arriva sempre il solito commento, non mi trucco con i prodotti color oro ma con i prodotti che hanno il fuori, vediamo se in questa maniera in questo video si capisce di più, quindi questo qui oro, quindi quello che c'è all'interno, i colori dei trucchi, non c'entra un bel niente. Spero di non ripeterlo più. Comunque, iniziamo ovviamente dal primer e vado ad utilizzare questo qui che ha il tappino specchiato oro, che è il Superfruit Extract di Revolution Skincare. Penso che mi basti quello che c'è nel tappino, cioè quello che non è il tappino, quello che ho preso già il contagocce, anche perché di questo qui ne basta veramente pochissimo. Io direi che per non accecarvi è meglio questo pack oro opaco, così non mi dà fastidio con la luce della softbox. Vado a spargere il tutto. Perfetto, adesso vado a prendere il Conceal and Define, è un fondotinta di Revolution, che ha il pack, quindi tappino più plastichina qui, oro rosa specchiato, e vado a mixarlo con questa Gigi Cream di L'Oreal che ha il tappo specchiato bronzo. Vado a fare questo mix perché sono un pochino più abbronzata, quindi questo qui mi renderebbe un fantasmino. Creo il mix sulla mia mano e un po' di questo qui, spero non sia eccessivamente scuro, ma forse lo è. Vediamo un po', magari facciamo una cosa. Vado a mettere anche un pochino sul collo. Però riprendo anche questo fondotinta e vado a dare una strisciata di qui, una di qui, un po' qui. Ok, iniziamo. Sì. Direi che ci siamo, non sembra affatto troppo scuro. Adesso prendo il correttore sempre di Revolution, il Conceal and Define, sempre con il tappino e la plastichina specchiata oro rosa, e vado a mettere il correttore solamente sulla palpebra. Non vado ad illuminare questo punto perché quando sono più abbronzata voglio evitare di schiarire troppo questa parte, perché ci impiego tantissimo per prendere un po' di abbronzatura, perché raga, fidatevi, sono chiarissima e la perdo in un niente se per qualche giorno non vado a mare, quindi non voglio schiarirmi. Ok, ah, io spero che in questo video non ci siano epic fail come i miei soliti video, d'altronde vediamo un po' cosa succederà. Barerò solamente per un prodotto, ovvero la cipria, perché raga non ho nient'altro con il pack, ho specchiato oro, quindi utilizzeremo la Brighten Up che è praticamente finita, sono rimasti i bordi, comunque la Brighten Up di Essence. Sicuramente la cipria mi sta schiarendo un po', però poi con il bronzer e il blush andremo a rendere il tutto un po' più tropical. Adesso prendo il bronzer Beach Bunny di Too Faced, che significa praticamente coniglietto in spiaggia, più o meno, sì. E anche questo qui mi sta finendo e vado a fare il contouring. Io poi che cosa vado a fare? Per non creare troppo distacco vado a mixare un pochino anche qui, cioè a sfumare, non mixare.
qui sopra. Se avete la fronte molto alta, ricordatevi di fare quello che sto facendo io, in modo da dare un'illusione ottica di fronte un po' più bassa. Se invece avete la fronte bassa, non fate questa cosa per niente, perché altrimenti vi fa sembrare la fronte ancora più bassa, quindi evitate. Come blush prendo il mio blush preferito in assoluto, ovvero il Pink Leopard, quindi leopardo rosa, è sempre di Too Faced. Questo qui ha il pack maculato e mi piace perché, avendo varie tonalità, quindi una più scura, un color rosa, quindi uno dei tanti colori dei blush, più una parte di illuminante, mischiando si va a creare già un colore che però inizia a dare un po' di luminosità prima ancora di andare ad applicare l'illuminante. Vado anche di qui. E che cosa faccio io? Siccome ho nascosto un po' l'abbronzatura, vado a ricreare l'effetto abbronzatura qui con il blush. Sono già un po' luminosa, non so perché qui sono più luminosa rispetto a questa guancia. Togliamo un po'. Ok, perfetto. Adesso passiamo al mio momento preferito, ovvero l'illuminante. Qui, raga, rischiamo davvero di accecare la gente e illuminare davvero fino a Marte, quindi dobbiamo andarci con cautela. Ma sapete già che ogni qualvolta dico così succedono dei disagi nei miei video. Per l'illuminante andrò ad utilizzare due prodottini. Prenderò un illuminante di questa palette di Sleek, che vedete è oro specchiata, e poi andrò a tamponare pochissime, anzi una goccia, basta e avanza, di questo illuminante in gocce di Asta, che ha il tappino, quindi la parte del contagocce, oro specchiata. Ok, allora abbiamo qui quattro colorazioni. Quella che di solito va meglio per me è questa qui, però calcolate che sono un po' abbronzata. Questa non la utilizzo quasi mai perché è praticamente un illuminante in crema. Io direi di utilizzare pochissimo di questo perché è aranciato, e poi tamponandoci sopra quell'altro che è molto freddo dovremmo creare un colore neutro. Dovremmo, quindi prendo, faccio wow, così. Se non fate wow, non si prende l'illuminante. No, raga, non ci credo, ne ho preso pochissimo, ve lo giuro, ve lo giuro. No, non ci credo. No, vado dall'altro lato, magari per sfuma. Oddio, raga, ma sembra comunque freddo. Com'è possibile? Direi di evitare di continuare, perché la situazione qui potrebbe generare davvero. E andiamo a prendere l'illuminante in gocce. Una goccina, prendo un po' di prodotto e vado qui. Mamma, raga, mamma. Bellissimo, bellissimo. Io sto adorando terribilmente questo illuminante. Mi piace perché poi dà effetto bagnato, capite? È qualcosa di... Adesso per il make-up occhi andiamo a prendere questo ombretto liquido, che poi va a fissarsi e quindi si asciuga, con il pack specchiato tipo tra argento celeste e che cosa è, ed è di Wycon. Fa parte degli ombretti Metal Film. Questa collezione in particolare non c'è più, ma Wycon poco tempo fa ha lanciato praticamente una linea intera di questi ombretti, quindi questo colore dovreste trovarlo con facilità. Cosa vado a fare? Sperando che questo pennello non combini i pastrocchi. Prendo l'ombretto, quindi vedete qui, ha praticamente lo scovolino di un lip gloss. Vado a fare una bella passata qui e con questo qui inizio a sfumare in questa maniera, però poi porto con il dito sotto. Questa è solamente una passata, poi andremo a fare una seconda passata solamente con il dito, però per la prima abbiamo bisogno per forza di un pennellino, perché altrimenti non verrà mai la sfumatura per bene. Riapplico una punta di prodotto rendendo la parte ancora più effetto bagnato.
Mamma, che meraviglia! È una cosa che io non vado a fare spesso, però ultimamente mi sta piacendo abbastanza. Faccio la stessa cosa di qui. Ora, prima di completare il look occhi, quindi mascara e eyeliner, voglio mettere il prodotto labbra, perché devo cercare di capire se andrà bene l'eyeliner o meno con questo colore qui. Spero soprattutto che stia bene, perché è praticamente questo colore, è Fetish Mauve di Nabla, di una collezione estiva, ed ha il tappo rose gold, quindi oro rosa, cioè è più oro che rosa, però ha comunque una punta rosa ed è specchiato. Vado ad agitare un po' il prodotto. Allora raga, aspetto comunque che il rossetto si asciughi, però secondo me è meglio non andare ad esagerare con l'eyeliner, ma mettiamo solamente un po' di mascara, che purtroppo non ho con il pack specchiato o dorato, però appunto senza perdere tempo vi lascio al look finale. Ok raga, quindi questo qui è il mio look finale, non ho nemmeno messo le ciglia finte. Alla fine devo dire che è uscito un make-up molto estivo, fresco, luminoso e mi piace moltissimo. Sto guardando sotto perché ho il cellulare per specchiarmi. Ho sbagliato, ho cliccato praticamente il timer, devo restare per scattare una foto, va bene, facciamola. Sì, certo. E dicevo, non sono andata ad esagerare, anche perché diciamo che ho abbondato con l'illuminante, quindi non volevo far pastrocchi, e quindi questo qui è il make up che indosserò questa sera. Come sempre io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!